Secondo giorno di lavoro, se ti sei perso il video di ieri, beh, te lo lascio in descrizione dove i lavori sono iniziati. Ti faccio un piccolo assunto, Villa Fantastica, siamo a Vicenza, dove Rudy adesso scappa, artefice del lavoro, e devo dire che quando si ha a che fare con installatori di questo tipo non ci resta che piangere. Difatti anche il tempo piange. Allora, qui c'era una vecchia idrostufa che pensava di riscaldare questa mega villa, cosa che non ha mai fatto, scaldava poco e con costi di gestione parecchio alti. Cosa si è pensato? Evitando venditori d'assalto che avevano proposto invece di installare una pompa di calore dove qui i presupposti non c'erano, se non quelli di farsi male, la famiglia, spendere tanto per stare al freddo, si è pensato di, con l'applicazione del protocollo e del simulatore, di iniziare il lavoro veramente impegnativo. Ieri ci eravamo lasciati e ho perso la scommessa dove Rudy stava distruggendo il furgone, dove la canna fumaria pensavo non fosse arrivata e invece è arrivata. Canna fumaria totalmente gestita e costruita grazie alle misure date ieri. Quindi, piccolo indizio, qui si installa una caldaia a pelle. Adesso proseguiamo con questo video, oggi lo farò molto corto perché i lavori causa maltempo sono un po' a rilento, però rispetto a ieri i lavori sono andati avanti. E se anche tu, non dico niente, perché Riccardo ci pensi tu a mettere l'intro. Ora mio caro, fai come me, siediti, non fare nessuna scelta di cambiare il tuo generatore con pompa di calore o caldaia a biomassa, bensì respira e vediamo assieme, compilando qui sotto l'autoanalisi, quale può essere in maniera gratuita la migliore scelta per te. Perché non sempre cambiare generatore vuol dire andare in meglio. A volte stare anche con la tua caldaia può essere la scelta migliore per il momento. Quindi compila qui sotto l'autoanalisi. Ti chiederò di inserire un po' di dati della tua abitazione, dati tecnici. In base a quelli andremo a vedere con i partner quale sia la scelta migliore per te, anche in relazione ai contributi di adesso. Ci sono determinate casistiche in cui lo sconto in fattura, anche se siamo nel 2024, può essere attivo ancora per te. Però non far scelte con aziende commerciali, venditori d'assalto o installatori generalisti, mi raccomando. Adesso ripartiamo con il video, ma compila l'autoanalisi. Rispetto a ieri, questi tubi non c'erano, o meglio, erano solo fino là, invece oggi arrivano fino a qua. La sala termica andiamo a vederla in un secondo momento, prima ti porto a vedere la caldaia. Questi tubi, giusto se non hai visto il video ieri, sono le tubazioni da 42 di mandata e ritorno della produzione dell'acqua tecnica di queste caldaie a pellet, composta da caricatore e tutto quanto quello che serve per farla funzionare. Canna fumaria verrà forato qui non appena il tempo ce lo permette, e a proposito di canna fumaria, eccola qua. Quindi basamento a terra, visto che si parla di una canna fumaria alta e pesante, diametro interno, parete, crea l'isolamento affinché non ci sia formazione di condensa, ergo problemi. Ispezione, questa è la riduzione fatta su misura. Le tubazioni di mandata e ritorno, eccole qua, collegate, mentre la caldaia si sta finendo di assemblare adesso. Adesso invece ti porto in sala termica. Muio. E troviamo qua Muio, il gran lavoratore. Rispetto a ieri, qualche elemento in più e qualche elemento in meno lo si trova. Elementi in più, i due puffer. Questi sono i due pufferoni, di cui uno prettamente tecnico, uno tecnico e anche con lo spiralato in acciaio inox per la produzione dell'acqua calda sanitaria. Sono collegati così, in questa maniera, proprio perché questo va a gestire solo e unicamente la parte di riscaldamento, quindi di acqua tecnica. In totale sono circa 1100 litri, perché la casa è veramente grande, la villa è molto energivora, sicché non si poteva rischiare di eseguire un lavoro sottodimensionato. I tubi del solare, come ieri, posizionati intanto là, più o meno in questa posizione sarà installato il gruppo solare, la centralina dove andranno mandate e ritorno, e quelli che Muio adesso sta un attimo sgusciando sono le tubazioni in acciaio carbonio relative alla mandata e al ritorno della caldaia. Poi questi andranno all'interno del puffer e poi dal puffer partiranno tutte le derivazioni per l'acqua tecnica di riscaldamento e poi anche per l'acqua sanitaria. E altro oggi non riesco a farti vedere, uno perché il tempo fa veramente schifo, quindi siamo un po' a rilento con i lavori, anche se tecnicamente in un'altra giornata e mezza barra due dovremmo finire tutto. Si eseguirà anche la sostituzione delle pompe, ma questo lo faremo dopo aver lavato i panni.
Ok, siamo anche alle prese con una pompa. Questa pompa va a gestire per il momento l'acqua del rubinetto, l'acqua della lavatrice. Essendo in un piano interrato, come vedi, questa si riempie d'acqua e poi scarica. Questo te l'ho detto solo per così, giusto, non avevo niente da dire. Tempo sempre inclemente, ma volevo farti vedere un po' di rottamaglia varia della vecchia sella termica. Quello è il bollitore che faceva il disastro, ovvero era nato per produrre l'acqua sanitaria, ma non riesce a farla. E poi, chi è che installa oggi un'idrostufa in una portata di litri così, senza usare un puffer? Solo dei pazzi. A proposito di pazzi, questi sono i tubi di mandata e ritorno della idrostufa. Idrostufa da 32 kW, mandata e ritorno, che andavano collegati direttamente, come visto nel primo video, al collettore di distribuzione. Ma si può, dico io. Un altro lavorone che oggi stanno facendo, e faccio i complimenti ai ragazzi perché con questa pioggia sono veramente bravi, eccolo qua. Quindi foro per inserimento della canna fumaria doppia parete. Bravi ragazzi, giusto per non farci mancare niente in quella che è la mansarda di questa fantastica villa, sauna. Questo termostato va a gestire non il radiatore, che come vedi non c'è radiatore qui sotto, ma va a gestire questo ventil convettore che produce non aria fredda ma aria calda. Probabilmente quello era stato installato per rendere vivibile questa parte di mansarda. In genere le mansarde non sono abitate sempre e in tutte le ore della giornata, quindi quando probabilmente venivano su e c'era bisogno di riscaldare, accendevano per mezz'ora il ventil convettore e questa parte, che la cubatura è abbastanza piccola, veniva riscaldata velocemente da quel tipo di ventil. Però l'unico limite che hanno i ventil è che riescono a riscaldare in tempi molto veloci, però una volta che si spengono poi si raffreddano in tempi altrettanto veloci. E da qua ti rendi conto la complessità di una realizzazione e progettazione in un ambiente di questo tipo, che, come ti ripeto, se fosse stata la scelta optata per la pompa di calore, sarebbe stato un gran bagno di sangue. Questo te lo scriverei nero su bianco con un assegno in bianco. Entriamo nel bel mezzo del cantiere qui a casa. Adesso ti porto all'interno del cantiere della sala termica, e visto che è arrivato anche Rudy, ovvero il Picasso delle sale termiche, ti lascio spiegare direttamente dall'artista la situazione di adesso. Intanto, uno, come sono collegati i serbatoi? Allora, riprendiamo la spiegazione di Rudy. Rudy diceva, non li colleghiamo in serie perché, dillo velocemente, perché potrebbe essere che si creano reflussi sull'acqua. Perfetto. Adesso sono collegati in parallelo due puffer diversi. Uno con uno scambiatore, qui anche si vede. No, non si vede. Più, non era più le figure sti facendo male. E se questo è un Saturno, questo è un Gaia. Principalmente ha un scambiatore per il sanitario, a parte a freddo. E poi un scambiatore superiore, che in questo caso il cliente ha voluto proprio a disposizione. Lo scambiatore inferiore, che è quello che noi utilizzeremo poi per il solare. Ok, quindi solare, qua c'è la produzione dell'acqua calda sanitaria, qua è tutto libero per l'acqua tecnica. Da qui no, noi collegheremo, scalderemo fino a questa altezza tutti e due i serbatoi per quello che riguarda l'acqua tecnica, e nella parte bassa andrà a integrare il solare. Ok, quindi ritorno, mandata del solare. Ok, quindi noi qui mandata poi faremo un attacco che ci porta l'acqua direttamente dalla caldaia al primario del riscaldamento, e lì, quindi al ritorno, dove c'è questo amplificatore, faremo il ritorno vero del riscaldamento. Quindi l'acqua andrà a trovarsi, siccome è più leggera quella calda, la posizione ideale dove stratificare. Ok, perfetto. Allora, Rudy te l'ha detto a modo suo, ma devo fargli i complimenti, non lo so perché. Perché ha metà neurone impegnato sull'elaborazione di questo progetto, ma ti dico che qua è un lavoro molto molto complesso. Da 1 a 10? Qua siamo un bel 8. 8, bene. Però siccome più complesso è il lavoro e più complessa è la sua testa, certo che Tina la mattina ti ha fatto chiedere crack. Ecco, bene, così hai scoperto anche i miei segreti. E intanto che Rudy fa quel lavoro, di qua si va ad inserire i raccordi, mandata e ritorno della caldaia, con anche l'isolamento. E come isolamo io
Mi dispiace, ma nessuno lo fa meglio di lui. Dalla parte interna della villa passiamo alla parte esterna, dove caldaia. Avevo lasciato prima con la fase di esecuzione parziale della canna fumaria e come vedi la parte qui attaccata alla caldaia ormai è terminata. Poi si faranno gli ancoraggi corretti, poi verrà anche isolata quella parte là. Il telefono oggi continua a suonare continuamente. Per amor dell'argomento ti faccio vedere il video, anche se so già che arriveranno un po' di commenti negativi. Non è però il lavoro delle nostre squadre, dei nostri partner, rimessare e mettere a posto i tetti. Qui disastro, qui in qualche maniera abbiamo messo a posto, sapendo che è un lavoro approssimativo e è un lavoro che qui nel giro di poco tempo deve arrivare muratore, lattoniere, togliere tutto e rifare la copertura, che sia la mira aggregato, che sia copi, ma qua tutto è pessimo. Quello che invece si sta facendo bene, e poi fammi sapere tu nei commenti, è la canna fumaria, cappello antivento messo. Adesso si va con la parte di siliconatura tra il piombo e la canna fumaria e poi si va a mettere la copertura. Dalla canna fumaria siamo passati in sala termica. Tutto sta prendendo forma, fammi sapere anche cosa ne pensi del lavoro della canna fumaria. Qua prima c'erano i tronconi di mandata e ritorno, che dalla caldaia si arriva al puffer. T sulla parte di mandata e si va nella parte alta del collettore, pompe ancora da sostituire, e il T va anche a raccordarsi sulla parte superiore del primo puffer e va a spillare l'acqua del riscaldamento, mentre il ritorno, eccolo qua, non si arriva fino in fondo. Come ti ricordi, il solare termico deve svolgere un lavoro importante anche nel periodo invernale, cercando di dare integrazione il più possibile ai due puffer, dove qui ci sono più di 1000 litri di acqua tecnica di riscaldamento. Parlando dei due ritorni, ovvero ritorno della caldaia, quindi questa è il ritorno che entra nella caldaia, c'è poi il ritorno del riscaldamento. Il ritorno del riscaldamento da qui si passa e si arriverà nella parte dei collettori, mentre l'altro puffer, come vedi, ha già la predisposizione per il collegamento del vaso espansione. Il vaso espansione sarà abbastanza importante, visto che deve rispettare una percentuale corretta tra i litri di accumulo dei puffer, della caldaia e l'impianto di riscaldamento. Buongiorno, giorno, e me ne vado. Sono le 4:32, villa fantastica. Ho appena estrapolato dalle planimetrie catastali tutti i termosifoni, anche la vecchia sala termica, la nuova sala termica. Corro perché mi si chiudono i cancelli. Devo dire a Francesca che cambi un attimino la temporizzazione qua, perché sennò ogni volta è da correre. Allora, ricapitolando, secondo giorno, tutto bene, il tempo ha anche smesso di piovere, bravissimi ragazzi. Queste parti tecniche servono per la gestione dei contributi. Qui ci sono contributi veramente importanti, visto il lavoro, che hanno bisogno di una documentazione importante. Noi ci vediamo non domani, perché andiamo ad eseguire una serie di sopralluoghi ad Agrate, Monza, Brianza, poi ci spostiamo nella parte di Pavia. Vi do uno spoiler: ci saranno 3 pompe di calore e una caldaia biomassa, proprio nell'ottica della neutralità. La neutralità paga sempre, con il nostro protocollo o in generale con tutte le cose del mondo. Essere neutri fa sempre bene, questo per fare gli interessi della famiglia. Ci vediamo domani, fammi sapere cosa ne pensi anche di questa seconda giornata. Ritornerò giovedì e il lavoro sarà praticamente finito. Ciao!